Veramente molto migliori anche, ma è bello che questo qui che l'hanno fatto con uno falcione veramente pericoloso. Quindi un buon applauso, graziamo il nostro Michelino. Bravissimi, bravissimi ragazzi, salutate il pubblico almeno prima di andare via. Niente, noi adesso prepariamo il resto e ci vediamo dopo. Buona serata e buona continuazione. Devo ringraziare tutte le sette famiglie, le sette casate di Breno che si sono rese disponibili per creare tutto questo, quello che vedete. Quindi vi invito nei prossimi giorni a vedere davvero degli spettacoli unici. Domani sera uno spettacolo strepitoso, una danza col fuoco che vi lascerà davvero a bocca aperta. Nel pomeriggio i falconieri, quindi per i più piccoli che ne vedo tanti, e ci sarà questo avvicinamento e questo gioco con questi bellissimi rapaci. E poi il lunedì un'altra compagnia di Breno, gli arcieri del castello di Breno, si diletteranno su questo prato con le frecce infuocate. Il martedì ci sarà la conclusione di questa disputa, perché loro non sono qua solo a portare la bandiera, ma in questi giorni si sfideranno e duetteranno con dei giochi, la gallina, la trave, i principi tireranno con l'arco martedì e poi porteranno l'acqua in castello. Avete visto la salita che avete appena fatto? Loro saliranno con due secchi da 15 litri d'acqua a testa, quindi 30 litri d'acqua a corse, e martedì sera ci sarà un finale teatrale e una danza verticale a due sulla torre del castello, quindi momenti davvero da non perdere e da vivere anche per l'ambientazione del castello. Quindi da presidente della Proloco di Breno vi saluto e spero di vedervi nei prossimi giorni. Adesso ringrazio le famiglie.
Allora, buonasera signori, siamo ritornati, come adesso vi faremo vedere un piccolo assalto al castello, come avveniva veramente negli anni dei feudali, diciamo fatto un attimino... Peccatori, credi me, convertitevi! Questo vile individuo, insieme a quel carezzo della sua masnada, venga! Allora, però mi scusi, questo ha ammazzato delle guardie, ha ammazzato della gente, delle donne, bambini, hanno bruciato dei villaggi, hanno violentato e hanno fatto di ogni, quindi non merita niente. È giusto che costui venga punito, ma secondo la legge. Noi non siamo barbari, dobbiamo sottostare anche noi alla legge. Ma qui la legge è il re deve decidere, quindi noi chiederemo al re cosa farne di questo bandito. Oh mio re, cosa dobbiamo farne? Non merita misericordia, decapitatelo. Situazione fu, fermi ragazzi, portatelo là, è il boia. E il boia venga e proceda all'esecuzione. Queste erano. Forza, procedete. In nome del re verrà giudicato dall'Eterno. Giustizia è stata fatta, il capitano è morto, il nemico è stato battuto, il feudo è salvo.
bravo, grazie. Signore e signori, un applauso ai nostri ragazzi, anche i nostri morti possono tornare in vita, anche se stanno facendo finta e stanno dormendo per rilassarsi un attimino. Dopo la faticata, un grande applauso veramente, siete stati bravi. Con modi di combattere molto diversi l'uno dall'altro. Questi due ragazzi passano due giorni di 17 anni e 18, tutti e due con lo scudo, la goccia, la mazza, è un combattimento di fanteria leggera, ma molto 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 è sulla tua testa, dai, ve lo dico. Prego ragazzi. È lui che è l'asino. Va male, dai, no. Uccidilo! Di lui! Ammazzalo! Non finisci la testa! Ma le papi sono pulpe! Lui combatte con lo scudo e la mazza. Mentre lui ha uno scudo tondo e una scimitarra. Prego, onora le armi. Alle spalle! Uccidilo! Sentiamo il pubblico cosa decide. Vivo alla nostra sinistra, che adesso si posiziona, e Graziano alla nostra destra con un cappellaccio d'arme, senza nessuna difesa. È un duello un po' argentino. Via, ragazzi, ma chi è questo bambino? Ho più peli sul petto che tu in faccia. Beh, ma moglie non sei diventata Ma sei con tua sorella che mi sono divertito l'altra sera. Vediamo se combatti meglio di lei, bambino. Vediamo, vediamo. Sicuro meglio di te. Avanti. È tutto qui quello che sai fare, eh? Avete solo donne nella vostra famiglia! Infatti, voglio anche un uomo! Arrabbiato, eh? È vero, è proprio una bella moglie! Adesso basta! Con tua sorella mi sono divertito! Finiscilo! Uccidi quel pivello! Un bel applauso, veramente! Il ragazzino è stato molto più bravo! Su! Quest'altro che arriverà adesso è un altro duello molto bello. Allora, Manuele dalla Valtrompia alla nostra destra e Bonni alla nostra sinistra combattono veramente con spada e scudo uno e ascia e scudo l'altro. Ecco, onora le armi. Quello lì, ora è quello, ma sarà quello di ieri.
punti due di legno, quello che è. Vediamo se sei abbastanza uomo o se sei solo un coniglio. Coniglio, quello si fa molto interessante. Vediamo se usa ancora lo scudo. Sì, ma non come dovrebbe. Colpiscilo negli occhi! Come nei veri combatti, proprio come nei film. Apri le budella! La capi meglio di quella che pensa. Dici? Anche tu non sei male, però sei un po' lindo. Bravissimi ragazzi, un applauso signori, non è finita. Cane! Ecco, un bel applauso ai nostri ragazzi, questo qui era veramente un bel duello. Togliete le armi, togliete gli scudi, che adesso arriva l'ultimo duello. Sarà un combattimento abbastanza violento, perché Faustino ha l'ascia e lo scudo, mentre Vittorino ha una spada e uno scudo e tanta tanta voglia di combattere. Via! Ora le armi! Aperito, scusa. Ricordatevi che una volta i combattimenti erano all'ultimo sangue. L'ultimo sangue? Non era mai finito. Se uno dei due non tirava l'ultimo respiro. Linea ragazzi, forza, salutiamo il nostro pubblico. Per Brena, per questo meraviglioso paese, Iksun! Un saluto veramente un cuore, e ci rivediamo domani, se siete ancora qui.
più, così verranno domani. Buona serata a tutti e grazie, grazie di cuore.